Buonasera ragazzi, parliamo dunque di Luigi XIV, il re di Francia che va sul trono a 4 anni nel 1643. Mentre la madre esercita la reggenza, il cardinale Mazarino, oppure Mazzarino, potete trovarlo scritto, potete scriverlo con 1 o 2 Z, non importa, il cardinale Giulio Mazarino, di origine italiana, svolge la funzione di Primo Ministro, un periodo difficile per la Francia, con carestie, la guerra dei 30 anni che non sta andando tanto bene, poi si risolverà a favore della Francia, come abbiamo detto nella relazione dedicata alla guerra dei 30 anni, tasse sempre più alte che colpiscono i contadini. E poi il problema del programma assolutistico Mazarino, esattamente come il suo predecessore, precedente primo ministro Richelieu, vuole imporre l'assolutismo e lo fa con metodi dispotici, illegali, arrestando illegalmente tutti gli oppositori, anche se sono nobili, anche se sono nobili di toga, fanno parte dei parlamenti, no? Tra cui il Parlamento di Parigi. Si tratta di mandare gli intendenti, i funzionari, l'abbiamo visto nella scorsa lezione, funzionari pubblici nelle province per controllare da parte dello Stato, controllare tutto da parte dello Stato. Gli intendenti devono riscuotere le tasse, ma ci sono i nobili gli antichi nobili di spada e i più recenti nobili di roba che in realtà ricevono le tasse feudalmente dai contadini, oppure vogliono istituire un sistema, questi intendenti sono burocrati, funzionari di Stato, un sistema statale della giustizia che sottragga i poteri di giustizia sia alla giustizia signorile dei nobili di spada più antichi nel loro feudo, sia alla giustizia di quelle corti di giustizia che in realtà si chiamano parlamenti. Parlamento di Parigi, il più importante di tutti, i parlamenti provinciali sono altri parlamenti, e il Parlamento che è proprio appunto una corte di giustizia. Quindi ormai sia nobiltà di spada sia nobiltà di toga sono arrivati al limite, sono pronte a ribellarsi e pensano ovviamente di approfittare del fatto che il sovrano sia un bambino, d'accordo, sia ancora un bambino. Il governo, il primo ministro Mazarino, scavalca le ratifiche del Parlamento. Il Parlamento di Parigi non vuole approvare qualcosa? Non vuole approvare un editto del governo centrale. Il Parlamento viene scavalcato illegalmente. Gli oppositori vengono appunto incarcerati assolutamente in maniera illegale. Gli intendenti, abbiamo visto questa nuova burocrazia di Stato, si sovrappone ai detentori degli uffici, no? Ricordate i nobili di toga e di roba che avevano comprato la carica nobiliare, il titolo nobiliare insieme a una carica pubblica, cioè ad un ufficio. E che cosa succede? Succede che a un certo punto, arriviamo nel 1648, il re è ancora piccolo, non governa direttamente. Il Parlamento di Parigi chiede ufficialmente a Mazarino e alla corte l'abolizione degli intendenti che vengono nelle province appunto sottrarre competenze ai nobili di toga. Quindi il Parlamento di Parigi chiede l'abolizione degli intendenti, la fine degli arresti illegali e il ripristino di tutti i poteri del Parlamento di Parigi che erano stati cancellati. Come risponde Mazarino? Come risponde il governo? Risponde arrestando uno dei capi dell'opposizione parlamentare e scoppia la rivoluzione. Il 26 agosto del 1648 Parigi insorge. Attenzione, non sono soltanto i nobili di roba, di toga, i seguaci del Parlamento a ribellarsi, c'è anche tutto il popolo di Parigi. Questa prima rivolta contro Mazarino e il suo re bambino Luigi XIV
si chiama fronda e si chiama fronda parlamentare. La fronda parlamentare perché è appunto promossa dal Parlamento di Parigi, che è il più importante organo istituzionale, il punto di riferimento di tutta la nobiltà di toga o di roba francese, quella che veniva chiamata, ricordate, la borghesia degli uffici. Il popolo di Parigi si ribella, inizia la fronda parlamentare da parte della borghesia degli uffici. Il nome fronda per indicare una rivoluzione, a fronda era un gioco da bambini, però questo gioco per bambini rischiò di far crollare l'assolutismo in Francia e di far portare a rovina la dinastia dei Borbone. Sapete che si usa ancora adesso nel lessico comune, in particolare nel lessico politico, il termine fronda? Cos'è la fronda? La fronda è un'opposizione interna, no? Cioè la fronda è una rivolta, un'opposizione spesso strisciante dei tuoi amici, cioè di quelli da cui non te lo aspetteresti, d'accordo? La fronda è un'opposizione che arriva al tuo interno. Per esempio, si dice all'interno di un certo partito c'è la fronda, cioè c'è una parte del partito che non vuole seguire i vertici del partito e costituisce una propria corrente di minoranza e cerca magari di mettere i bastoni tra le ruote ai vertici del partito, d'accordo? Quindi oggi per fronda si intende un'opposizione silenziosa e strisciante da parte di coloro che dovrebbero stare con te, ma ti tradiscono al tuo interno, proprio perché il Parlamento di Parigi, e poi vedremo anche i nobili di spada, la seconda fronda, dovrebbero essere strettamente legati al re, e invece gli si ribellano, no? Hanno ottenuto i loro titoli dal re, ovviamente hanno pronunciato un giuramento di fedeltà al re. Infatti, oggi fronda significa opposizione interna, nascosta, però in realtà la vera fronda, la rivoluzione, sono due fronde, ma vengono chiamate con un nome al singolare fronda. La fronda in quegli anni in Francia, la prima, la fronda parlamentare, dura dal 48 al 49, è in realtà una rivoluzione aperta e violenta. Cosa succede? Mazzarino e la corte, il re, devono cedere, d'accordo? Devono cedere anche gli altri parlamenti provinciali, anche tutto il resto della Francia si ribella. I parlamenti invitano tutti a non pagare le tasse. Attenzione, senza l'imprimatur del Parlamento le tasse non sono più legali e senza tasse non si può neanche organizzare la repressione. Quindi il governo di Mazzarino cede e accetta la maggior parte delle richieste del Parlamento di Parigi. Attenzione, si tratta solo di una finta, di un inganno. Mazzarino cede, fa finta di accettare le richieste del Parlamento di Parigi perché ha bisogno di tempo. Ha bisogno di tempo affinché nelle campagne si organizzino gli eserciti a lui fedeli, quelli dell'antica nobiltà di spada, che ovviamente stava dalla parte del re, odiava il Parlamento, odiava la nobiltà di roba o di toga, d'accordo? Quindi a un certo punto Mazzarino, la corte, il suo re bambino fuggono da Parigi, da Parigi e si uniscono agli eserciti della grande nobiltà nelle campagne e scoppia quindi una guerra civile. Sempre nel 1649 Mazzarino assedia Parigi, che però non riesce a conquistare. Tutta la Francia è in rivolta. In realtà il programma del Parlamento di Parigi, della nobiltà di toga o di roba, oppure chiamata la borghesia degli uffici, era un programma moderno. Nello stesso periodo c'era anche la rivoluzione in Inghilterra, no? All'inizio del 1649 il re viene ghigliottinato in Inghilterra dalle forze parlamentari. Ovviamente tutte queste notizie arrivano a Parigi in Francia e condizionano ovviamente lo sviluppo di questa rivoluzione. Di fatto il Parlamento di Parigi voleva, come si stava facendo in Inghilterra, una monarchia costituzionale o comunque una monarchia limitata. Una monarchia
limitata, una monarchia che dividesse il potere con il Parlamento e con altre istituzioni. Però in altri punti della Francia, in particolare le città ugonotte, vi ricordate gli ugonotti, i calvinisti sono repubblicani per definizione, si voleva invece cacciare proprio il re e fondare una repubblica. A Bordeaux, uno dei centri principali della rivolta, città calvinista, ci si comportava come se si fosse già in una repubblica, d'accordo? Questa fronda, tra l'altro, anche la successiva, avvengono in un periodo terribile per la Francia, perché dal 46 al 52 abbiamo 6 anni di crisi agricola, carestie, contadini che veramente muoiono di fame. Dunque anche nel 48 e nel 49 scoppiano, come abbiamo visto in precedenza, scoppiano ennesime rivolte da parte dei contadini, rivolte molto molto dure. Che cosa fa Mazarino? Riesce a salvare il trono del suo re, riesce a salvare la monarchia assoluta, dividendo le forze in campo, d'accordo? Mazarino era uno che tesseva delle alleanze sottili, vedete, dice una cosa, poi la smentisce, tradisce, è una sorta di ingannatore. Vi ricordate che abbiamo già detto, quando abbiamo parlato di Caterina de' Medici, le guerre di religione, che i francesi, nella storia, sono stati più volte governati da italiani e hanno sempre avuto quest'idea degli italiani che li hanno governati, il fatto che l'italiano fosse ingannatore, intrigante, no? L'Italia è il paese di Machiavelli e così via, e quindi anche Mazarino era un ingannatore, era uno che riusciva a fare appunto delle cose di nascosto. Quindi lui assedia Parigi, ma il popolo di Parigi, il Parlamento di Parigi non ne vogliono sapere. Però la rivolta dei contadini spaventa anche i nobili di toga, il Parlamento di Parigi, che hanno paura dell'anarchia, del caos, e quindi Mazarino li convince, è meglio il sovrano assoluto piuttosto che i contadini che distruggono tutto, d'accordo? E quindi la borghesia ha paura del caos, la borghesia degli uffici, il Parlamento di Parigi riaprono le porte a Mazarino, il re e Mazarino si reinstallano a Parigi, la fronda nel 49 è finita, capite? Mazarino vince semplicemente dividendo le forze in campo e spaventando le forze in campo, in questo caso la borghesia degli uffici. Mazarino promette delle cose da dare alla borghesia e agli uffici, delle concessioni che non darà mai, promette anche, questo in realtà è molto intelligente, promette l'amnistia, d'accordo, l'amnistia per tutti coloro che si sono ribellati, infatti sarà data la grazia, e niente, la borghesia parlamentare, oh, prima voleva fare, no, una rivoluzione, voleva creare una monarchia limitata, un parlamento come quello inglese che iniziasse davvero a fare le leggi e così via. Poi fa paura della rivolta contadina, dice al re, vabbè, lasciamo perdere, ci sottomettiamo, d'accordo? E quindi l'abilità di Mazarino nel dividere le forze in campo. La stessa cosa fa nel 1650, scoppia la seconda fronda, mentre la prima viene chiamata fronda parlamentare, la fronda della nobiltà di roba o di toga, questa viene chiamata fronda principesca, perché questa volta a ribellarsi, fronda principesca o fronda dei principi, perché questa volta a ribellarsi non sono i nobili che hanno comprato una carica da poco, cioè i nobili di toga, dei parlamenti, questa volta a ribellarsi sono gli antichi nobili di spada. Quindi veramente un colpo alle spalle del re, perché gli antichi nobili di spada sono in maggior parte imparentati con la dinastia reale e rappresentano insomma l'essenza della mentalità aristocratica della dinastia assoluta, e invece si ribellano. Il capo di questi, pensate, è il grande Condé, colui che è un eroe popolare in Francia. Pochi anni prima, vi ricordate, aveva salvato la Francia nella guerra dei 30 anni con la
straordinaria vittoria di Rocroi. Quindi aveva, era proprio un personaggio popolarissimo, un eroe della Francia. Lo chiamavano infatti Rocroi Condé, lo chiamavano il grande Condé, d'accordo? Luigi di Condé. Mazarino e il suo re bambino per la seconda volta in pochi anni, nel 1650, sono costretti a fuggire da Parigi, mentre anche il popolo si solleva, anche le campagne, i contadini si sollevano. Attenzione, anche questa volta Mazarino riesce a superare questa crisi gravissima dividendo le forze in campo. Attenzione, solo all'inizio il Parlamento di Parigi, la borghesia di toga, la nobiltà di toga, la borghesia degli uffici appoggia la rivolta dei grandi nobili di spada. Ben presto i borghesi si accorgono che se è vero che i nobili antichi di spada volevano cacciare il re e eliminare l'assolutismo, sulle macerie dell'assolutismo, che cosa sarebbe stato edificato? Sarebbe tornato il vecchio potere del feudalesimo, dell'aristocrazia militare del Medioevo, cioè si sarebbe tornati agli aristocratici indipendenti, non sottomessi al re del Medioevo, vecchio potere feudale. Alla borghesia degli uffici questo ovviamente non conviene, quindi avete già capito, Mazarino riesce a far passare dalla sua parte i parlamenti, cioè la borghesia parlamentare che solo all'inizio ha appoggiato i grandi nobili, d'accordo? D'altra parte ci sono di nuovo le rivolte contadine, entrambe le fazioni nobiliari hanno terrore della rivolta contadina e quindi ancora una volta la fronda, i ribelli, questa volta i grandi principi, i grandi nobili, l'antica nobiltà di spada, accetta di far tornare sul trono Luigi XIV. In cambio della grazia che intelligentemente Mazarino dà a tutti i rivoltosi, e ci mette però, vedete, la seconda fronda dura, mentre la prima dal 48 al 49, la seconda fronda dura a lungo dal 50 al 53. Nel 53 comunque Mazarino riesce a rientrare a Parigi, a reinsediarsi insieme al suo re Luigi XIV, che ora ha 15 anni, Condé dovrebbe essere decapitato, viene invece mandato in esilio, gli si dà salva la vita perché ovviamente era un eroe della Francia, come abbiamo detto, d'accordo? Quindi così Mazarino molto abilmente riesce ad avere ragione sia della prima sia della seconda fronda e quindi il programma dell'assolutismo procede, d'accordo? I parlamenti devono essere solo corti di giustizia, non si devono occupare delle leggi, secondo Mazarino. Il re controlla la burocrazia, l'abbiamo detto, questi intendenti che vanno nelle province e cercano di sovrapporsi, di scalzare le competenze della nobiltà di toga e della nobiltà di Europa. E così nel 1661, attenzione, Mazarino muore e Luigi XIV da quel momento prende il potere da solo e governerà con un governo personale senza più nominare primi ministri. La presa di potere di Luigi XIV ormai adulto, d'accordo? Cosa fa Luigi XIV? Non nominerà mai più un primo ministro, in fondo ha imparato dal suo grande maestro, da Mazarino, che ora è morto, tutto ciò che gli abbisogna per l'arte di governo. Luigi XIV, a sorpresa, nominerà dei ministri borghesi, cercherà di affidare le competenze più importanti dello Stato a dei borghesi. Attenzione, dei borghesi borghesi, non borghesi nobilitati, borghesi che hanno acquistato il titolo nobili di Roma, ma davvero borghesi. Il più importante di questo è Colbert, che fino alla sua morte sarà un fedele ministro di Luigi XIV, d'accordo? Colbert era figlio di un mercante, così come altri ministri borghesi. Questo non deve essere equivocato. Luigi XIV non è un re borghese, non vuole promuovere l'ascesa politica
della borghesia o dei ceti commercianti e o mercantili, o di ideologia aristocratica. Forse avete già capito perché nomina dei borghesi. Luigi XIV non dimenticherà mai la notte in cui fu costretto a fuggire da Parigi a causa della rivolta, del tradimento, della fronda degli alti nobili, dei nobili importanti, dei nobili di spada. E quindi per neutralizzarli, lui non si fiderà mai di loro, dei nobili di spada, cercherà di neutralizzarli in molti modi, un modo importante lo vedremo dopo. E quindi preferisce degli uomini nuovi, dei borghesi, che non hanno un potere militare, che non possono in nessun modo fargli ombra, che insomma comunque non risultano pericolosi per lui. Certo, alcuni ministeri andavano per forza agli antichi nobili di spada, per esempio il ministero della guerra, solo gli aristocratici dirigevano la guerra, Letellier padre e poi Letellier figlio, Letellier, saranno due ministri della guerra dalla nobiltà di spada. Però molti altri ministri, come Colbert, saranno dei ministri borghesi. Colbert ricoprirà molti incarichi, ministro delle finanze, gestirà l'economia, ma anche ministro della marina. E tra le due cose c'è una connessione, se vi ricordate il mercantilismo, poi lo vediamo, d'accordo? Allora procede il programma assolutistico, ma questo programma assolutistico, che io vi ho già accennato nella scorsa lezione, viene messo davvero in pratica o è una pia illusione? L'assolutismo compiuto è una leggenda, anche Luigi XIV, che rappresenta proprio il simbolo dell'assolutismo, il re che disse lo Stato sono io, l'État c'est moi, spero di scriverlo bene in francese perché gli accenti sono sempre ingannevoli, l'État c'est moi, lo Stato sono io, tutto deve essere ricordato e centralizzato nello Stato che si esprime con la figura del sovrano, cioè assolutismo come centralizzazione, assolutismo come uniformazione, uniformazione delle leggi, del sistema amministrativo, del sistema fiscale, però anche Luigi XIV non riuscì mai a realizzare questo programma, riuscì a farlo solo in piccola parte, quindi l'assolutismo va visto più come una tendenza che una vera realizzazione, un vero successo, una vera realizzazione conclusa. I problemi sono grandissimi, ci sono differenze fiscali, bisognava appunto uniformare, rendere uguali le cose in Francia. Ogni regione della Francia aveva un sistema fiscale diverso, in particolare le regioni che si chiamavano paesi di Stato, che erano state inglobate dalla Francia più recentemente, avevano mantenuto il privilegio di decidere le loro tasse. Quindi è chiaro che nei paesi di Stato, secondo voi, quante tasse pagavano? Pagavano pochissime tasse, a volte non le pagavano neanche, perché ogni regione decideva. Mentre invece nei cosiddetti paesi di elezione, era lo Stato che decideva le tasse, e le tasse erano diverse da posto a posto. Non parliamo del diritto, le leggi, ci voleva un unico codice penale, un unico codice fiscale, un unico codice penale, un unico codice civile in Francia. Addirittura c'erano regioni in cui non c'erano neanche le leggi scritte, ma le leggi consuetudinarie, consuetudini orali. Per esempio, nel caso della legge della disciplina della successione ereditaria, esistevano almeno 400 consuetudini diverse in Francia. L'assolutismo è uniformazione, ce ne deve essere soltanto una, d'accordo? Il sistema fiscale, l'abbiamo visto, deve essere centralizzato, devono essere gli intendenti ad applicare le tasse, ma questo era molto difficile. C'era ancora il sistema, vi ricordate, lo ripeto, degli appaltatori privati, del farmier privato, che era un nobile di roba, di solito, che prendeva i soldi, ne corrompeva, faceva poteva insomma aiutare alcuni, non far pagare le tasse ad alcuni, tratteneva per sé una parte delle tasse, cioè non essendoci un sistema burocratico dei funzionari che riuscissero a gestire le tasse, lo Stato doveva per forza basarsi su questi appaltatori privati, con tutte le conseguenze del caso, che hanno la concessione, hanno l'ufficio di esattori o amministratori delle tasse. Allora, a un certo punto, la Farm General
la farm generale al posto dei farmier privati, d'accordo? L'esattoria delle tasse statale generale viene creata, ma non riuscirà mai a funzionare del tutto. Bisognerà sempre ricorrere al sistema degli appaltatori privati. Quindi vedete, l'assolutismo fa qualche passo in avanti nell'unificazione delle leggi, nell'unificazione dei sistemi fiscali, però limitatamente. Quindi che Luigi XIV o altri in Europa siano riusciti davvero a mettere in pratica il programma assolutistico non è vero, cioè è comunque una leggenda. Un sistema fiscale centralizzato viene creato sulla carta, però in Francia non riesce mai a funzionare davvero. Poi abbiamo visto spese di guerra, perché Luigi XIV farà, le vedremo a parte, una serie di guerre di espansione verso il Belgio, l'Olanda, la Germania, che sì, procureranno nuovi territori alla Francia, ma saranno costosissime, sono guerre molto discutibili da un punto di vista strategico. Per fare queste guerre ci vogliono tasse che gravano sui contadini. All'inizio il programma di Colbert era quello di abbassare le tasse. Colbert e Luigi XIV erano d'accordo per promuovere l'impresa, l'imprenditoria, la manifattura, eccetera. Bisognava abbassare le tasse, dare degli sgravi fiscali, ma questo a causa delle guerre non fu possibile, quindi gli imprenditori francesi spesso non erano tali, preferivano la rendita terriera, i proprietari terrieri agli investimenti, d'accordo? Addirittura si è parlato di colbertismo, cioè di una particolare politica economica di Colbert che viene chiamata colbertismo, addirittura una forma di economia che prende il suo nome. Non bisogna esagerare, il colbertismo non è altro che una forma particolare del mercantilismo. Vi ricordate cos'è il mercantilismo? Non lo voglio ripetere, l'ho detto in una lezione precedente. Il colbertismo è un mercantilismo piuttosto particolare. Ricordate che il mercantilismo si basa sull'idea che non bisogna importare per non pagare, non depauperare l'argento e l'oro che c'è all'interno del paese, non bisogna importare le merci, ma bisogna produrle al proprio interno, d'accordo? E allora che cosa succede? Colbert, come tutti i mercantilisti, dà appunto degli aiuti, d'accordo? Dà degli aiuti, mette i dazi doganali, no? Le dogane, i dazi al merci in entrata dei mercanti degli altri paesi, le dogane, le merci, i dazi doganali, per non far entrare o per rendere non conveniente le merci che vengono dall'estero, e poi fa, come tutti i mercantilisti, dà degli aiuti, anche a volte a fondo perduto, aiuti di ogni tipo, ai produttori nazionali affinché producano all'interno tutte le merci necessarie senza doverle importare dall'esterno. Voi direte, il mercantilismo è così? Sì. E che cosa distingue quindi il colbertismo dal mercantilismo? Il fatto che il colbertismo è semplicemente un mercantilismo che aiuta, che si dirige verso i beni lusso. Colbert non dà particolari aiuti all'agricoltura, non dà particolari aiuti, sussidi alle manifatture tradizionali, dà aiuti soprattutto a chi fa prodotti di lusso, per esempio tappezzerie, specchi, cristalli, pizzi, merletti, sete, che spesso erano prodotti acquistati dallo Stato che servivano per la reggia di Versailles o acquistati dai nobili, acquistati dai grandi ricchi. Per esempio, moltissimi soldi vanno alle manifatture di Gobelin, che produce mobili e arredi per la reggia di Versailles, oppure ai cristalli della manifattura di Saint-Gobain, che produce cristalli di altissima qualità, Saint-Gobain, oppure alla fabbrica di arazzi di Beauvais, il francese si scrive in un modo, si legge in tutt'altro modo, Beauvais di Beauvais.
fabbriche di arazzi. Quindi il colbertismo non è altro che un mercantilismo che favorisce in tutti i modi, con prestiti a fondo perduto, sussidi, sgravi fiscali, agevolazioni, monopoli, i produttori nazionali, i produttori interni, non di tutte le merci, di tutti i prodotti manifatturieri, ma solo delle merci di lusso, d'accordo? Vi ho fatto anche esempi di alcuni di questi produttori nazionali molto molto famosi. Questo fondamentalmente è il colbertismo. Alle manifatture tradizionali vengono dati scarsi aiuti, d'accordo? Il colbertismo non funziona più di tanto, perché vi ho detto, le tasse sono alte. Molti, invece di produrre industrialmente, preferiscono la rendita della propria terra, i propri benefici fiscali. Abbiamo visto che il mercantilismo, ve lo ricordate, si basa anche sull'idea di creare un'area protezionistica, protetta, tra la madrepatria e le colonie. Quindi ricordate attraverso cosa? Attraverso il monopolio che viene dato a compagnie navali private da parte dello Stato. Vi ricordate, l'abbiamo detto, anche la Francia fonda queste compagnie monopolistiche private. Ma per esempio in America oppure nell'Asia, queste due compagnie si chiamano, quella delle Americhe Compagnia delle Indie Occidentali, quella dell'Asia Compagnia delle Indie Orientali, mai e poi mai riusciranno a essere competitive con le analoghe compagnie monopolistiche private, mercantilistiche di Olanda o Inghilterra. La Francia non riesce a inserirsi nel commercio internazionale come Olanda e Inghilterra. Certo, conquisterà delle colonie, lo vedremo in un argomento successivo, soprattutto nelle Antille, però comunque l'espansione coloniale e il commercio internazionale oceanico della Francia sarà sempre ridicolo nel 600 rispetto a quello delle Province Unite, Olanda o dell'Inghilterra, che dominavano da questo punto di vista. Maggiore successo ottiene la compagnia, sono sempre compagnie navali, monopolistiche, la compagnia del Levante, cioè del Mediterraneo orientale, quella del Senegal, per esempio la compagnia del Senegal, ebbe scarsa importanza, riuscì soltanto a fare il commercio degli schiavi tra l'Africa e le Antille, le Americhe, ma niente più che commercio degli schiavi, niente altro in Africa. C'era poi la compagnia del Nord, quella del Baltico, quella ebbe un discreto successo. Tuttavia, nel commercio internazionale, nel colonialismo, procurarsi colonie e così via, attraverso queste compagnie navali private, la Francia non è niente in grado, ripeto per l'ennesima volta, di competere però là con Olanda o con Inghilterra. Quindi il colbertismo in realtà funziona, diciamo, proprio fino ad un certo punto. 1682 la corte, Luigi XIV e moltissime altre persone si trasferiscono a Versailles. Versailles, la costruzione di Versailles fu fatta appunto da Luigi XIV. Non è soltanto una curiosità artistica o paesaggistica, o ha creato una grande reggia per una sorta di grandeur, no? Vuole creare una reggia che impressioni tutti. Immaginate gli ambasciatori stranieri arrivano a Versailles, vedono questa reggia, questi giardini immensi, già in qualche modo si predispongono in una certa maniera rispetto al governo francese. Non è solo il voler costruire una reggia dispendiosissima, immensa, che soltanto un sovrano che si paragona al sole potrebbe concepire. Versailles ha anche una precisa funzione politica. Versailles costa una marea di soldi, i lavori, pensate, vanno avanti per 20 anni, e nel 1682, quando ci si trasferisce Luigi XIV, la sua famiglia, la corte, ancora non è terminata. Versailles è l'espressione di un gigantismo enorme. La lunghezza della facciata principale è di 500 metri. I giardini sono lunghissimi, chilometri e chilometri, i giardini
giardini lussuosi, ovviamente di altissimo livello. Vi si trasferiscono addirittura tra le 20.000, pensate quante stanze aveva Versailles, e le 30.000 persone che sono tutti grandi nobili di spada, grandi aristocratici delle un po' più importanti famiglie francesi, che attenzione, sono costretti insieme a Luigi XIV, alla famiglia e ai suoi ministri, a trasferirsi a Versailles. Forse state già capendo, Versailles ha una funzione politica, serve a ingabbiare, ad essere una gabbia dorata per i nobili di spada, per evitare che ci siano altre fronde, ribellioni. Dal loro punto di vista, capite? I nobili di spada non si possono rifiutare come il re fa loro l'enorme privilegio di accoglierli nella reggia di Versailles. Quindi devono trasferirsi a Versailles per stare vicino al re. In questo modo, capite l'intelligenza, la furbizia di Luigi XIV, i nobili di spada, gli antichi nobili di spada, vengono depotenziati perché si allontanano dai loro feudi, dai loro centri di potere, sono costretti a vivere a Versailles, i loro figli che vivono là non imparano a combattere, d'accordo? Cioè diventano dei nobili che non fanno più paura. Nel corso degli anni si trasforma la grande nobiltà di spada, la nobiltà guerriera, a una nobiltà cortigiana, a una nobiltà cerimoniosa. È abilissimo quello che fa Luigi XIV. Costringe, ma è un onore, non si può rifiutare, migliaia e migliaia di pericolosi nobili di spada che hanno i loro eserciti privati, eccetera, trasferirsi a Versailles, trascurano i loro feudi, i loro centri di potere, sono costretti a diventare una nobiltà cortigiana. Il cerimoniale di Versailles è incredibile, vi sono cerimonie di ogni tipo e i nobili si riducono a passare la loro giornata a procurarsi i vestiti per partecipare a queste cerimonie o a litigare tra loro per chi durante queste cerimonie deve essere più vicino al re. C'erano tutti dei posti assegnati così e quindi passano la loro vita a occuparsi di queste cose, capito? Del tutto fatue, del tutto ridicole, ridicole, diventano una nobiltà voluttuaria. All'interno di Versailles ci sono cerimonie anche strane. Il risveglio del re, ci sono i grandi nobili di Versailles ammessi a vedere il risveglio del re, oppure il coricarsi del re la sera. Ed è un onore straordinario avere un posto privilegiato per vedere il risveglio del re, capite? Oppure addirittura quando la regina partorisce, lo deve fare in pubblico, poverina. E ci sono i nobili, gli aristocratici, i grandi aristocratici di Versailles che vengono ammessi in posizione privilegiata ad assistere al parto della regina, povera, povera regina, d'accordo? Quindi la nobiltà diventa una nobiltà basata sul pettegolezzo, sui frizzi, sui lazzi, sugli amorazzi, sull'invidia, sulle piccole maldicenze. La nobiltà di spada è ridotta a questo, d'accordo? Ad essere invidiosi gli uni degli altri, a competere, ad invidiarsi, a competere, a gareggiare per avere un posto privilegiato vicino al re in tutte le complicatissime cerimonie della reggia di Versailles. Quindi così, capite, vengono ingabbiati in questa prigione dorata. Spendono a spese dello Stato, questo ceto parassitario, 20-30 mila nobili, spendono delle cifre eccezionali e però diventano dei nobili non pericolosi, dei nobili di etichetta, dei nobili assolutamente cortigiani, no? Ci sono le storie d'amore, gli amanti, gli intrighi all'interno di queste famiglie nobiliari a Versailles. Quindi capite, Versailles è uno strumento molto raffinato per rincretinire la nobiltà di spada che diventa. Addirittura Luigi XIV non fa studiare i figli lì dei nobili di spada che nascono lì o sono piccoli, che restano più o meno analfabeti, d'accordo? Li rende assolutamente ignoranti. In questo modo loro non saranno pericolosi, spero di essermi spiegato.
Spero di essermi spiegato. Una cosa simile l'aveva fatta alla fine del Cinquecento Elisabetta I nella sua reggia, nel suo castello di Hampton Court, vicino Londra. Anche lì lei aveva fatto trasferire molte famiglie nobili che passavano lì il tempo a mangiare, a prepararsi vestiti, a fare cerimonie e così via. Quindi, la vanità della nobiltà di Versailles, che però per essere mantenuta, essendo una classe parassitaria, spende un sacco di soldi e questo grava sul deficit pubblico. Le spese della corte e dei nobili a Versailles rappresentano un capitolo enorme del bilancio pubblico annuale della Francia, che fa sì che il debito pubblico della Francia, già alto, diventi veramente una voragine. Non si riuscirà a mettere un correttivo alle spese immense di Versailles. E di fatto, come vedremo, il debito pubblico francese sarà la vera causa, un secolo più tardi, della rivoluzione francese. Quindi attenzione, la funzione politica per neutralizzare i nobili più antichi, Versailles, d'accordo? Spero di essermi spiegato. Versailles, certo, da un punto di vista architettonico, è qualcosa di immenso. Il suo linguaggio è quello, da un certo punto di vista, del classicismo, perché tutto si basa sull'ordine, sull'armonia, sulla simmetria, sulla geometria. Però è un classicismo, che in realtà ormai ha dato luogo anche al barocco. Si mischia classicismo col barocco. Questi viali interminabili, costruiti apposta per non vedere l'orizzonte nei giardini, questa sala degli specchi, questi corridoi immensi che ti rimpiccioliscono, in cui lo sguardo si allarga all'interno di uno spazio infinito, d'accordo? Di uno spazio incontenibile, incontrollabile. Sono caratteristiche anche del barocco, questo gigantismo, tutto è gigante, tutto è monumentale, tutto è enorme all'interno della reggia e dei suoi giardini. E poi c'è la pompa. C'è lo sfarzo, c'è il lusso, i materiali preziosi che naturalmente fanno capire il valore immenso delle opere d'arte, anche degli specchi, dei cristalli, degli arazzi, opere d'arte, statue d'oro, d'argento, di tutti i tipi che sono all'interno di Versailles. Questa ostentazione, lo sfarzo, in realtà è tipica del barocco, quindi il linguaggio architettonico in qualche modo mischia il classicismo con il barocco. Ultima cosa per questa lezione su Luigi XIV. Dovremmo fare altre due lezioni su Luigi XIV e poi credo completeremo il Seicento francese. Una lezione sulle sue guerre, quattro guerre di aggressione che misero in subbuglio l'Europa, guerre più o meno inutili. Ce ne sarà una quinta, la guerra di successione spagnola, ma quella appartiene al Settecento, la facciamo nell'altro argomento, quella del Settecento. E poi ovviamente la sua politica religiosa, l'intolleranza religiosa, perché l'unico, in realtà l'unico ambito in cui l'assolutismo in Luigi XIV ebbe davvero successo fu l'assolutismo religioso. Una sola religione per la Francia, quella del re. Tutti devono avere la stessa religione del re, deve essere centralizzata, uniformata anche la religione, cioè la religione cattolica. Ma lì era più facile realizzare l'assolutismo. L'intolleranza si basa anche intolleranza religiosa ha un suo correlativo anche nella censura e nel controllo della cultura. A differenza di paesi che negli stessi anni, l'Olanda, cioè le province unite, l'Inghilterra, davano molta libertà di espressione, di opinione, di stampa, invece il sovrano assoluto, Luigi XIV, il Re Sole, voleva controllare
la cultura, censurarla, dirigerla, organizzarla nelle arti, nella pittura, nella scultura, ovviamente nella scrittura, d'accordo? Nella scrittura, nella poesia, nel teatro e così via. Controllare la cultura. Questo è un altro strumento di affermazione di Luigi XIV. Controllare la cultura. Anche la stampa è sottomessa al monopolio. Non si può stampare da soli, vai in una tipografia, contratti, quanto ti devo, ti pago, tipografo, tu stampi, come succedeva in Olanda, oppure a Londra, oppure in Inghilterra. Le tipografie, la stampa erano controllate da un monopolio di Stato, da una società che aveva il monopolio dallo Stato. La censura era preventiva, non come in Olanda e in Inghilterra, che la censura arrivava, tu il libro lo stampavi, poi magari la censura ti condannava e passavi guai, però in Olanda e in Inghilterra il libro comunque lo potevi stampare senza che fosse preventivamente vagliato dalla censura. Invece in Francia la censura deve leggere qualunque libro prima di essere stampato, e se non hai il cosiddetto privilège de roi, il privilegio del re, con un bel timbro, una bella scritta vicino al frontespizio, il libro non può uscire. I censori spesso sono censori religiosi, censori della Sorbona, che qui non lasciano passare le idee nuove. Quindi la stampa è sottoposta a controllo, ma anche la cultura viene assolutamente controllata. In che modo? Attraverso, ovviamente, il mecenatismo, d'accordo? Attraverso il mecenatismo, cioè Luigi XIV fa come Augusto nella Roma antica, oppure come Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico, nella Firenze del Rinascimento. Mecenatismo. Luigi XIV paga, finanzia, aiuta, mantiene ogni tipo di artisti, d'accordo? Pittori, scultori, letterati, d'accordo? Autori di teatro e così via. Che cosa succede? Questi vengono pagati da Luigi XIV. Luigi XIV tiene stretti gli artisti, gli intellettuali a sé. Sono pagati, sono mantenuti dal re. Che cosa devono fare obbligatoriamente? Ovviamente devono fare in modo che nelle loro opere il re sia onorato, sia magnificato, e quindi i dipinti, le sculture, il teatro, insomma tutte le opere letterarie non fanno altro che elogiare Luigi XIV, che si compra, d'accordo, mantiene questi intellettuali, loro in cambio lo esaltano all'interno delle loro opere. Questo è stato sempre il meccanismo del mecenatismo in ogni tempo, d'accordo? Quindi mecenatismo, controllo della cultura, censura, asservimento della cultura, assicurarsi che anche la cultura debba celebrare il sovrano, che nessuno osi neanche larvatamente criticare Luigi XIV, ma anzi esaltarlo all'interno di ogni tipo di opera letteraria. Un esempio di questo è il grande scrittore di teatro Molière. Ha scritto delle opere ancora adesso apprezzabili, grandissime, ma era completamente mantenuto da Luigi XIV. Infatti lui rappresentava le prime delle sue opere teatrali all'interno del piccolo teatro di legno della reggia di Versailles, davanti al re, alla sua famiglia, ad alcuni nobili, d'accordo? Quindi era proprio del tutto controllato. Cioè il suo teatro principale era il teatro di Versailles, d'accordo? Lì rappresentava le sue opere. Quindi ovviamente Molière finì per lodare nelle sue opere Luigi XIV, e di certo non si permetteva di criticarlo, perché faceva la bella vita grazie ovviamente al fatto che Luigi XIV lo manteneva alla grande. Bene, abbiamo parlato di alcuni aspetti, ovviamente
di Luigi XIV, la sua politica culturale, la sua politica economica e così via. Abbiamo visto anche il pericolo che da piccolo Luigi XIV ha corso di essere eliminato per sempre attraverso le rivoluzioni, no? Le due rivoluzioni che vengono chiamate la Fronda. La prossima volta parleremo della politica religiosa intollerante di Luigi XIV e poi avremo un'altra lezione sulle guerre di espansione, molto discutibili, che costano un sacco di soldi, fanno diventare il debito pubblico una voragine, delle quattro guerre seicentesche scatenate da Luigi XIV. Quindi la prossima volta vedremo. Luigi XIV elimina l'editto di Nantes, perseguita i protestanti. Cosa fanno i protestanti? Secondo voi, perseguitare i protestanti conviene alla Francia? Conviene economicamente? Luigi XIV, nella sua intolleranza religiosa, persegue l'interesse economico della Francia? Oppure porta avanti soltanto una sua ideologia? Di schiacciare gli eretici, non cattolici, ma un'ideologia che alla lunga danneggerà economicamente la Francia. L'Olanda e l'Inghilterra in quello stesso periodo stavano schiacciando le minoranze religiose, oppure le stavano valorizzando, utilizzandole per arricchire lo Stato. Quali sono gli stati che veramente si arricchiscono? Con quale politica ci si arricchisce? Reprimendo, perseguitando le minoranze religiose, oppure lasciandole libere, come avevano iniziato a fare in Olanda e in Inghilterra, lo so, la risposta è scontata, ma serve a farci riflettere. Alla prossima.